siamo già a Lugano, davanti al centro culturale che ha inglobato i resti del complesso francescano, convento più chiostro di cui la chiesa di Santa Maria degli Angeli faceva parte. La piccola chiesa, costruita agli inizi del Cinquecento, ha una semplicissima facciata, la sua ricchezza è tutta all'interno. Nel 1529 Bernardino Luini ha affrescato questo tramezzo che separa navata e presbiterio, fedeli ed officiante. Era un modulo costruttivo adottato dai francescani a partire dal 400 nelle zone della Lombardia e del Piemonte. Lugano allora faceva parte della diocesi di Como. Era stato caldeggiato soprattutto da San Bernardino da Siena, sparirà con la Controriforma. Una folla di personaggi va da sfondo alla Passione e alla Crocifissione di Cristo. È il tema obbligato di questi tramezzi. L'autore dispone in alto, sullo sfondo del cielo, le tre croci. Cristo è contornato da angeli. Alla donna è buono, l'animola la porta via un angelo, al cattivo un diavolo. La composizione è simmetrica ed ordinata. Gli episodi che precedono e seguono la crocifissione sono nel registro superiore, a figure più piccole perché più lontane. In basso, quasi a grandezza naturale dei personaggi, seguono le scene canoniche, la folla ed i soldati. Le pie donne con Maria e una bionda Maddalena inginocchiata. Al di sotto, tra le arcate, i santi San Sebastiano e San Rocco. Oltrepassato il tramezzo, ecco comparire il presbiterio e l'altare. Luini è stato un pittore rinascimentale lombardo attivo nella prima metà del Cinquecento. Soprattutto nelle sue ultime opere ha subito il fascino dell'elezione leonardesca. Si apprezza bene da questa ultima cena staccata e ricollocata qui. Non è suo invece questo grande affresco, affollato di personaggi che attorniano un bambino malato. È forse un ex voto per una guarigione ottenuta. Cristo tra San Francesco e San Bernardino, sempre di Luini, una cartolina di Gerusalemme alla maniera antica. Ed infine Madonna con Bambino e San Giovannino, sempre di Luini. Ritorniamo in auto, siamo diretti a Bellinzona. La funicolare è arrivata, ma dobbiamo attendere il nostro turno. Ora tocca a noi. A 600 metri di altitudine, in uno spiazzo tra i boschi, c'è la chiesa di San Bernardo. La prima costruzione risale a fine XI, inizio XII secolo. Nel XV viene aggiunto il portico, questo, ed ampliata la navata. Anche qui la sorpresa sta all'interno, preziosi affreschi di varie epoche coprono tutte le pareti. La cappella laterale che vediamo a destra è l'ultima aggiunta del XVI secolo. Siamo nel presbiterio che è abside piatta per una modifica apportata nel XVI secolo ed affreschi degli inizi del Seicento. Da qui ci compare la navata in controcampo e l'uscita. Quando viene ampliata la navata, viene dato a Cristoforo e Niccolò di Seregno l'incarico di affrescarla. Per la parete nord ci pensa Cristoforo, il nonno, nel 1450 dipinge questa grande ultima cena. Ha risentito i danni del tempo, la figura di Giuda, inginocchiato di fronte a Cristo e a San Giovanni. Siamo nel XV secolo, ma in periferia. Cristoforo dipinge in modo arcaicizzante. All'ultima cena sulla parete segue l'adorazione dei magi e una serie di santi. Sono racchiusi da una cornice. Ed infine la crocifissione. Questi affreschi ed i monocromi che vediamo al di sotto, che hanno per tema il ciclo dei mesi, e le lavorazioni che li caratterizzano sono datati 1427. Rimane sconosciuto l'autore.
Ora proseguo sulla parete sud a partire dal presbiterio. È Niccolò di Seregno, il nipote, a dipingere il martirio di Santa Pollonia. È trecentesca la Madonna del Latte ed è il dipinto più antico. Poi si incontra la cappella di San Nicola, con affreschi che parlano del santo della prima metà del Seicento. Ritornano i seregnesi per questi due riquadri che terminano la parete sud. È un loro segno distintivo racchiudere le scene in una trina, quasi fosse un arazzo. Bisogna girare l'angolo per vedere chi ha la catena, San Bernardo, un diavolo. Lo sta quasi strozzando. Anche gli affreschi che occupano la parete ovest sono dei seregnesi. Raffigurano santi e Cristo in pietà. Tutti i loro personaggi si caratterizzano per gli occhi grandi, lo sguardo fisso. Andiamo via, riprendiamo la funicolare, penseremo in una trattoria sui monti. Torniamo in città, visitiamo la quattrocentesca chiesa di Santa Maria delle Grazie. Un alto tramezzo affrescato ci accoglie all'interno. Secondo le consuetudini dei francescani, è una chiesa a navata unica con cappelle laterali sul lato sud. Il presbiterio e l'altare maggiore sono nascosti dal tramezzo. È rimasto senza nome l'autore, che comunque è un pittore di area lombarda della fine del 400, inizio 500. Poi nel centro la crocifissione, la contorna di 15 riquadri che raccontano la storia della vita di Cristo dall'Annunciazione alla Resurrezione. E ancora sotto gli influssi tardogotici, l'ignoto autore. La nostra prossima meta è proprio a due passi, ma ci sono di mezzo i binari della ferrovia, così dobbiamo fare un lungo giro per scavalcarli. Arriviamo alla chiesa di San Biagio, in una frazione di Bellinzona. Ha struttura gotica, ma non c'è certezza sulla sua data di costruzione. Un gran San Cristoforo di buona fattura è sulla sua facciata. Nella lunetta, Madonna con Bambino tra i santi Pietro e Biagio. Autore di entrambi gli affreschi, il pittore rimane sconosciuto, viene individuato con il nome di Maestro di San Biagio. L'interno è di tipo basilicale a tre navate. Colpisce il gioco dei colori tra il bianco della pietra e il rosso dei mattoni. Affreschi gotici sull'arco trionfale, Madonna della Misericordia e l'Annunciazione vengono attribuiti al Maestro di Sant'Abbondio. Ritorna il Maestro di San Biagio negli affreschi del presbiterio. Nelle vede della volta ci sono i quattro evangelisti. Sono seduti in trono dentro un'edicola. Il pittore è in grado di creare effetti prospettici. Probabilmente aveva conosciuto Giotto, che in quegli anni a Milano aveva soggiornato. Al fondo della parete absidale è raffigurata la crocifissione. Anche lungo le pareti e sulle colonne si trovano affreschi. Non si conosce il nome dell'autore del martirio di San Lorenzo, né di quelli degli affreschi sui pilastri, questo è San Bartolomeo, nel pilastro dell'altra campata Sant'Agata, in controfacciata Madonna con Bambino tra santi. Sorge in alto sul colle la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, chiesa romanica costruita tra il XII e il XIII secolo. Una scalinata in pietra ci porta su, così compare dal fianco sud, con il suo tetto a doppio spiovente e l'alto campanile. All'interno la chiesa in pendenza ha una struttura basilicale a tre navate. All'interno sono presenti vari cicli di affreschi, questi sono quelli dell'abside. Nel catino c'è Cristo giudice in mandorla, circondato dai quattro evangelisti.
I più antichi sono questi, trecenteschi. Su uno sfondo a scacchiera ci sono simboli zoomorfi. Mi sono limitata a riprendere quelli che risalgono all'età medievale, perché ce ne sono anche di barocchi. Queste sono due crocifissioni accostate su questo pilastro, Santa Tecla e Santa Dorotea. Sulla parete, San Maurizio. Tutti sono del XV secolo. Usciamo e dalla terrazza Biasca è ai nostri piedi. È stata una splendida gita, ora torniamo a casa.